11 febbraio 39. Io sono contro le leggi razziali. Gli ebrei vivano come hanno sempre vissuto. La razza, ariana o no, per me è la stessa cosa. 31 agosto 39. Non possiamo e non dobbiamo prendere le armi, che poi non abbiamo, ma dobbiamo fare una scelta che possa salvarci. Dobbiamo difenderci da coloro che saranno nel gioco tragico della guerra i nostri nemici e salvarci da quelli che potrebbero diventarlo da un momento all'altro e sono i nostri alleati, i tedeschi. È un duce buono o comunque edulcorato quello che emerge da I diari di Mussolini, veri o presunti, pubblicati da Bompiani. Costretto da Hitler alle leggi razziali, riluttante alla guerra, il Mein Kampf lo fa addirittura vomitare. Sarà per questo che molti storici cambierebbero la parola presunti, che campeggia in copertina, con uno smaccatamente falsi? Non solo. Certo, I diari, un'opera in 5 volumi che copre gli anni dal 35 al 39, paiono loro un'operazione apologetica, finalizzata a riabilitare la figura di un Mussolini vittima dei suoi gerarchi, costretto dagli eventi a prendere decisioni che considera sbagliate, ma a cui non può sfuggire. Ma poi ci sono le incongruenze cronologiche. Mussolini scrive dei carri armati tedeschi Tigre il 12 settembre 39, 3 anni prima della loro introduzione, o annota che è il giorno del suo compleanno il 29 agosto, malgrado fosse nato il 29 luglio. C'è chi, come lo storico americano Brian Sullivan, perplesso di fronte alle date sbagliate ma impressionato dalla dovizia di particolari dei diari, ha avanzato la tesi che si tratti di un falso d'autore. Li avrebbe scritti lo stesso Mussolini, non però negli anni 35-39, ma durante la Repubblica Sociale, per difendersi in un eventuale processo dopo la sconfitta. Un'ipotesi che Sullivan ha proposto al Corriere della Sera già nel 1994. Sì, perché i diari pubblicati da Bompiani non sono una recente scoperta di Marcello Dell'Utri, ma circolano per l'Europa da molti decenni. Sono gli stessi diari di cui entra in possesso il britannico Sunday Telegraph 16 anni fa. Il Telegraph prima annuncia lo scoop e pubblica alcune pagine, poi, fiutato il bidone, decide di lasciar perdere. Una perizia di Sotheby's non riconosce la grafia di Mussolini. Nel 1994 neppure la famiglia Mussolini li riconosce autentici e la nipote del duce, Alessandra, minaccia addirittura querele. Ma chi ha in mano gli originali? Lo svizzero Maurizio Bianchi, figlio di Renzo, uno dei partigiani che catturarono Mussolini a Dongo. Dagli anni Ottanta Bianchi ha proposto i diari al Times, alla Feltrinelli, alla Mondadori e a un nutrito gruppo di storici e giornalisti. Tutti, dopo esami e perizie, arrivano alla conclusione che si tratti di un falso. Nel 2004 tocca all'Espresso, che si avvale della consulenza dello storico Emilio Gentile, considerato il prosecutore dell'opera di Renzo De Felice. Anche per lui i diari sono un bluff. Poi, nel 2007, le agende vengono acquistate da Marcello Dell'Utri, che le dà in lettura all'amico Berlusconi e si prodiga per la loro pubblicazione. Trova un imprenditore di Prato, Stefano Biagini, disposto a comprare i diritti di pubblicazione e tramite l'avvocato Niccolò Rositani riesce a mettere d'accordo gli eredi di Mussolini, stavolta entusiasti degli stessi diari che avevano bocciato 16 anni fa. Dell'Utri gira l'Italia non senza contestazioni, orgoglioso di rivelare il suo Mussolini inedito, migliore, anche se solo presunto. E nel frattempo custodisce le agende originali come legittimo proprietario nella sua biblioteca di Via Senato. Una gloria che altri però vorrebbero dividere con lui. Per esempio Lele Mora, grande fan del duce. Pure l'impresario delle veline rivendica di avere in mano alcuni volumi dei diari. Sono mussoliniano, non mi nascondo. E io sul mio telefonino porto gli inni di Mussolini.